I diritti umani delle minoranze e dei migranti sono attaccati dai populisti e dai governi che si sottraggono alle proprie responsabilità di proteggere i rifugiati. Questo è il monito lanciato dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres in apertura della 34esima sessione del Consiglio per i diritti umani riunito a Ginevra. Il disprezzo per i diritti umani è una malattia che si sta diffondendo. Populismo ed estremismo si alimentano a vicenda mentre crescono razzismo, xenofobia, antisemitismo, odio antimusulmano e altre forme di intolleranza. I diritti dei migranti e dei rifugiati sono attaccati. Il traffico di esseri umani sta aumentando. Molte persone stanno fuggendo dalla guerra. La comunità internazionale non deve sottrarsi alle proprie responsabilità. Dobbiamo con forza resistere a chi desidera reintegrare la tortura. La tortura è vile, non produce informazioni utili e fa solo vergognare tutti i paesi che la infliggono. A Ginevra il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, ha lanciato un appello alla comunità internazionale per la difesa della soluzione dei due Stati. Il suo intervento giunge due settimane dopo che Donald Trump ha aperto ad altre possibilità per risolvere il conflitto israelo-palestinese.